Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Come stai? Insomma, tu? Insomma, parliamo di calcio. Ieri l'Italia ha giocato contro Malta, partita assolutamente deludente, l'hai vista? Sì, sì, sì. Brutta, eh? Brutta perché tutte le partite, secondo me, della seconda tornata delle nazionali, sono delle nazionali italiane, chiaramente parlo, sono sempre su questo tenore. Ricorderete che una volta le partite si giocavano di sabato e di mercoledì, vero, nel doppio appuntamento, poi i club hanno un po' prevalso e chiesto all'UEFA di anticipare di un giorno, e quindi ora c'è un appuntamento il venerdì e c'è un appuntamento il martedì, ma non è servito a sensibilizzare i giocatori, perché ovviamente la mente nel secondo appuntamento, quindi quello del midweek, è troppo vicino alla partita del weekend di campionato e gioco forza. I giocatori sono già con la mente alla partita di domenica o di sabato che giocheranno con la maglia del club. Sai, quindi... io pure ci ho pensato, in realtà ho proprio pensato a un intervento dei club prima. Cioè, non so, io immagino... Ma la UEFA ha cambiato direzione proprio sul pulso dei club, quindi... No, ma io penso proprio prima di questo, mi riferisco proprio alla partita di ieri. Immagino interventi telefonici, non so, di amministratori delegati piuttosto che di presidenti. Ma credo anch'io. I giocatori, non so, con un, non mi va di fare i nomi, però, non so, squadre importanti, magari un titolare della nazionale che ieri, un paio che giocavano a centrocampo, rispettivamente l'amministratore delegato e il presidente, che gli dicono: ragazzi, giocate contro Malta, quindi a vincere vincete, mi raccomando, andate piano, perché insomma poi domenica c'è una partita importante, o sabato. No, io immagino invece interventi di amministratori delegati nei confronti di Prandelli, perché poi i cambi... Ah, dici, ok. I cambi sono sempre un po' improntati così, ok, gli faccio fare mezz'ora a questo, ma poi mezz'ora anche a quell'altro, perché quei due sono dell'altra squadra, quindi è opportuno che non si spremano come quegli altri due, e così via. Che ce l'ha messa tutta... È stato invece sicuramente Mattia Destro. Io ti leggo i titoli intanto. Gazzetta dello Sport, che scrive: l'Italia baby è poca cosa verso il mondiale, primo successo azzurro nel girone di qualificazione. Per su Tutto Sport invece c'è solo una fotonotizia in taglio basso: Italia solo un Destro più peluso, mentre il Corriere dello Sport è il titolo d'apertura ed è l'Italia di Destro, mondiali 2-0 senza brillare con Malta, decidono il giallorosso e peluso. Buona partita quella di Destro, lui ce l'ha messa tutta, non credo... Lui ce l'ha messa tutta, è entrato tutto in gol dopo appena 5 minuti, sì. Per cui per lui è stato, non era il debutto assoluto, è vero, però diciamo che dal primo minuto poi insieme ad Osvaldo era davvero sì all'esordio, e è stato straordinario da questo punto di vista. Mi sarebbe piaciuto che anche Osvaldo potesse confermare la striscia positiva di questi ultimi giorni, ce l'ha messa tutta. Si è messo anche al servizio della squadra, sì, e di Destro ha provato un paio di volte l'assist. Secondo me ha fatto il centravanti che desidera proprio Prandelli, quello che dava una mano alla squadra, quello che poi va in copertura, quello che fa la sponda, quello che aiuta, e secondo me ha fatto anche il centravanti che vorrebbe Zeman. Sì, quindi sì, sì, sostanzialmente sì. Ieri si è vista ancora una volta l'Ital Roma, ovvero l'attacco zemaniano con Destro e Osvaldo. Poi chiaramente non si può mai sempre segnare in coppia, l'altra volta aveva segnato Osvaldo una doppietta, quindi oggi insomma può essere comunque contento, questa volta segnato Destro. No, e comunque l'impressione è che il gol di Mattia Destro al quinto minuto sia quasi nato da uno schema zemaniano, anche se poi a centrocampo non c'era nessun giallorosso, ma in realtà quello all'allargarsi sulla destra, sul filo del fuorigioco, ricevere la verticalizzazione e poi finalizzare con un solo tocco. Poi come si muove. Ha molto di Zemaniano. Sì, vero, come si muove, molto 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 bene. A proposito, hai sentito durante la telecronaca Rai diretta di Bulgaria-Italia il commento al primo gol della Bulgaria di Beppe D'Ossena? Sì. Ah, ok, perfetto, quindi non... come, perché questo sì, così... Purtroppo non c'è niente da fare, nel senso che... Ma ieri no, aspetta, vogliamo parlare della grafica Italia-Malta dei due... l'avete vista tutti, è incredibile. Sì. No, incredibile. Io quello... Che cos'era, un file BMT, un punto GIF, che cos'era, una cosa... JPEG, non c'è niente da fare. Anche la partita più accattivante nel girone di qualificazioni mondiali, adesso sappiamo bene, l'Italia non è che abbia partite... accattivanti, tutt'altro, perché questi poi sono gli avversari. Anche con un girone molto più accattivante, con avversari di fascino eccetera, ma se lo trasmette in un certo modo la Rai, ti sembra tutto cupo e buio. Ma maledizio. Ieri la partita sembrava giocata al buio senza che ci fossero i riflettori accesi. Ma maledizio. Quando sì, vedi sì. Chiaramente un qualsiasi altra cosa, ma anche una gara di Serie B trasmessa da Sky con la loro grafica, con la loro competenza, con i loro telecronisti, ti sembra di stare al Madison Square Garden ad assistere al mondiale di box
davvero tra Cassius Clay e Fraser, insomma, è l'evento, anche se poi ripeto una partita di Serie B, quindi peraltro quello meglio di no, Mirko. Però Mirko poi mi segnala un'altra perla, ieri me la son persa, l'Italia venerdì ha giocato contro il Sofia, che non è male anche questa, giustamente una squadra di club, poi il Sofia, ce ne stanno mille di Sofia, però per par condition, come dicono quelli bravi, dai, citiamo anche Sky, che l'altra volta, sempre Bulgaria-Italia, il commentatore degli highlights fa: eccolo qua, però arriva subito il pareggio, azione tutta juventina, pallone di Bonucci, sì, bravo, assist di Marchisio, gol di Osvaldo. Vero, gol di Osvaldo tutta juventina. Dov'è? Ma quello forse era mannaggia, un po', incarnava la speranza, insomma, dell'estate, che poi non si è concretizzata. Sì, l'avevo notata anch'io questa cosa. In realtà era di Sky di G24, però. No, Sky Sport 24. E poi è andata anche a Sky Sport. Ah, sì. Ok, va bene. E andiamo invece appunto alle altre, anche un commento alle altre nazionali. Benissimo Capello, che ha vinto 4-0 in Israele, non è roba da tutti. No, si è fermata invece l'Inghilterra, ha vinto la Germania pur rischiando. Arnaudo dice: l'ho vista ieri perché l'ho vista tutte e due, essendo ancora in redazione ho potuto mettere sul doppio schermo. Ho visto una Germania nel primo tempo un po' contratta, poi quello è chiaramente un derby sempre sentitissimo. Sì. Nel secondo tempo poi si è sbloccato, è andato sul 2-0, ma poi ha rischiato perché a un certo punto anche lì è inutile. Si pensa al campionato anche in Germania, c'è un turno importante, c'è il Bayern Monaco per esempio affronta il Leverkusen in Bundesliga, quindi tutti quanti ad un certo punto in poi, dal ventesimo, dalla mezz'ora in poi, a pensare hanno a quello staccato che sarebbe il weekend, e quindi chiaramente l'Austria ne ha approfittato. Sì, e peraltro Arnautovic che era l'88esimo, ha avuto un pallone davanti al portiere, ha messo sul palo e sta crescendo, devo dire la verità, perché io lo vedo anche appunto in Bundesliga Arnautovic, e quindi è un giocatore che sta crescendo notevolmente. Forse l'Inter lo ha scartato troppo presto. Strano, sì, succede perché... mai all'Inter? Beh, mai? Infatti è successo anche con Quaresma. Però con Quaresma era abbastanza giustificato, perché sì, con la trivela aveva... No, io ti voglio solo dire che l'Inter ad oggi poteva avere la coppia d'attacco destro Balotelli, solo questo, se non avessero... Vabbè, ma io credo che di errori interisti ne siano veramente costellati negli ultimi decenni e assoluto di campionato. Però su Mirko Arnautovic qualche cosetta si poteva fare, perché lo si poteva dare in prestito prima di bocciarlo in questo modo sonoramente. Chiaro che la Bundesliga forse è un habitat migliore per lui, no? Perché ovviamente le difese sono un po' più allegre, non c'è il tatticismo esasperato come in Italia, però magari un anno o due lo si poteva aspettare. Io credo che se Eden Hazard lo scorso anno fosse arrivato all'Inter sarebbe stato mandato via in questa stagione. Pensa un po', vabbè, sì, ci può stare, visti appunto i precedenti. Invece chi ha faticato è stata la Spagna, che per aver ragione della Georgia in Georgia, la Georgia di Kesbaia, te lo ricordi Kesbaia? Sì. Hanno giocato contro Kesbaia e ha segnato l'84esimo Soldado, quindi proprio negli ultimi minuti, una partita che sembrava indirizzata sullo 0-0. Bene l'Olanda 4-1 in Ungheria, si è fermata appunto l'Inghilterra invece in casa contro l'Ucraina, e questa Inghilterra che non si è stata rischiata perché ha preso con Lampard nel finale. Sì, per tutta. Quanto riguarda Roma e Lazio invece vanno segnalati il gol di Pjanic, facile, quella l'ho vista quella partita, assist di Dzeko e gol di Pjanic, sempre importante, e nella stessa partita fallo assurdo di un giocatore lettone su Lulic, e purtroppo l'esterno bosniaco è stato costretto a lasciare il campo e andranno valutate le sue condizioni a rischio per la trasferta di domenica a pranzo in casa del Chievo.